ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Buonasera a tutti i radioascoltatori di ANG in Radio Agropoli Generation. Con noi ospite d'eccezione, papà Sanè. Ciao papà, buonasera. Buonasera a te, Raffaele. Ma tu sei approdato qua in Italia nelle giovanili della Salernitana, tu vieni da Montpellier, dalla Francia, e insomma hai militato in diverse squadre, giocato tra queste insomma la Virtus Cilento lo scorso anno, la Paganese, la Cireale, e adesso sto giochi nella Salernum Baroness. Allora direi di cominciare subito con la prima domanda. Allora, raccontaci un po' la tua storia. Da dove comincia fino ad arrivare qui nel Cilento? Vabbè, in poche parole, io ho iniziato con i giovanissimo della Salernitana, la primavera direttamente, perché comunque avevo 17 anni, però non potevo giocare in primavera, però ho avuto la fortuna di iniziare direttamente là, venendo da Montpellier. Dalla Francia ho fatto tutti, da 12 anni a 17 sono stato in Francia a Montpellier, ho fatto il settore giovanile là e da lì mi ha preso la Salernitana e sono venuto qua in Italia e ho iniziato con la primavera e allenandomi sempre con la prima squadra. L'anno dopo ho fatto la prima squadra, ho giocato in Serie B, però avendo un po' di sfortuna mi sono fatto i legamenti e da là è iniziato il calvario, però non ho mollato niente e da lì sono andato a giocare alla Abati Paese e dalla Abati Paese ho fatto i trafil tante squadre in Serie D e ora eccomi qua alla Salerno, l'ultimo anno diciamo quest'anno. Da dove vieni? Sono senegalese. Quindi sei arrivato in Europa per il calcio? Per il calcio, sì, perché ho studiato là, diciamo, in Francia a 12 anni. Quando sono andato, stavo da mio zio a Parigi. Però avendo la fortuna che a calcio non ero scarso, diciamo, ma ho fatto il settore giovanile in 5 anni a Montpellier. E da lì la fortuna mi ha sorriso un po', sono venuto in Italia. Ok, grazie. Direi di passare la parola a Edoardo. Buonasera Pepe. Buonasera. Ti vorrei chiedere, lo sport è uno degli ultimi luoghi in cui il razzismo si esprime pubblicamente. Nonostante viviamo in una società ideale, netra e ugualitaria, qual è la sua opinione al riguardo? Ma io, come l'ho sempre detto, perché io l'ho passato pure nella mia pelle, però non ho mai fermato giocando queste cose qua, perché io credo che il razzismo sia l'ignoranza, perché siamo sicuramente cambia soltanto il colore della pelle, però siamo tutti umani, perché si vede in questo momento quello che stiamo passando è tutto il mondo, non è che ci sta solo in Italia o in America, ci sta dappertutto, pure in Africa c'è il Covid, perciò io dico che comunque proprio è una cosa di proprio l'ignoranza, il razzismo è ignoranza, è una cosa che ci è stato nei anni passati, però in questo momento, essendo nel 2020, non ci dovrebbe essere. Per questo io lo passandolo nella mia pelle, nel senso in campo, perché i tifosi a volte quando hanno paura è normale che quando fanno le cose corre il razzismo, però non ho mai fermato la partita o altre cose, però non le penso neanche, perché entro da una parte e esce dall'altra. Penso solo a giocare quando mi è successo. Adesso direi di passare la parola a Ivana, se ha una domanda. In base alla tua esperienza, ovviamente, tu hai girato un bel po' l'Italia e in più hai anche un'esperienza europea, sei stato in Francia. Ci sono delle differenze a livello di accoglienza? Soprattutto perché tu hai detto che il calcio ti ha aiutato tanto. Hai notato delle differenze? Vabbè sì, differenze Francia e qua c'è molto molto differenza, perché quando sono approdato qua in Italia era diverso, erano i primi anni diciamo in poche parole che c'erano molto giocatori ragazzini di colore, io dico di colore perché c'è quello momento, perché in Francia no, in Francia perché
Già c'erano, sono molti mulatti che sono nati tra genitori, vivono là da tanto tempo. In Italia la differenza era questo, perché erano le prime anni queste cose qua. Però sì, mi devo lamentare, veramente qua mi sono trovato ovunque ho giocato, dappertutto bene. Forse il fatto perché sono uno che fa cavoli suoi, mi faccio voler bene, come ha detto prima, perché il calcio è una cosa, l'amicizia rimane, il calcio finisce sempre. Perciò quando ovunque mo che si vado, per dirvi una cosa, quando vado in Sicilia, prima di andare faccio una chiamata, dove ho giocato, sono sempre benvoluto, perché non vedono l'ora che venga da loro. Perciò dico sempre, è l'uomo, vieni prima l'uomo e dopo il calciatore, perché il calcio finisce. E l'amicizia rimane, come uno lo puoi chiamare, lo vuole chiamare alla fine, è quello che rimane. Però il calcio finisce sempre. Per questo bene. Bisogna sempre portarsi bene, dentro il campo. È un bel messaggio questo, è un bellissimo messaggio questo. Cosa ne pensi, ecco, ecco, dei profughi, delle persone, ecco, disagiate che vengono appunto in Italia, ecco, a cercare fortuna, insomma? Ma è quello il fatto, è duro, duro, molto duro. Mo sono in Senegal poco 3-4 settimane fa, in poche parole, la gente pagava per venire in Italia. Però alla fine è stato un disastro, perché sono stati 400 passati morti. Dispiace tanto così per venire a trovare la fortuna. Prima c'era in Italia, non era difficile viverci, però ora è molto difficile vivere in Italia. E lasciando i genitori che di solito per tutti parecchi non sanno che i profughi per venire, i genitori vendono l'oro che hanno, loro in poche parole, cosa che hanno più caro di loro, lo vendono per pagare il biglietto o pagare la nave per farti venire in Italia, per avere fortuna. E quella fortuna che c'era prima, in Italia non ci sta più. Non sono io a dirlo, ma sono il momento a dirlo. Perché se uno prende la nave e dopo fa, non so quanti giorni fanno, io quest'anno ho giocato, cioè quest'anno con l'anno scorso ho giocato con gente che l'hanno fatto, africani, che hanno fatto il tragitto, ma quando te lo raccontano, ti viene da piangere, perché è una cosa proprio che uno non può neanche immaginare. E dicono quello che li fanno venire, quello che prendono i soldi, loro rubano pure la roba che hanno. Per non so quanti giorni fanno dentro l'acqua, perché tu vai una parte non sai dove vai. Magari hai il fratello qua o non hai il fratello. È una cosa. Io, se avevo un fratello, io non lo consiglierei mai di venire in Italia in questo momento, venendo con le nave. Però loro non lo sanno, perché sicuramente pure io sbaglio quando vado in Senegal, mi vedono che sono benestante e tutte queste cose qua. Porta l'altro madre e dice, ma perché non puoi andare a fare come ha fatto Sené o come ha fatto Tizio o come ha fatto Caio? Ma non è così, perché io di solito quando vado e dico sempre, ma non è come pensate, io sono stato fortunato perché faccio una cosa che mi piace a me. Quando gli altri vengono non hanno la, non è che vieni fai soldi, non è che vieni tieni da mangiare, è duro. Però non ti vogliono mai sentire, perciò succede questa tragedia. Io, a me dispiace tanto. Io si potevo chiudere per non far venire nessuno, io non lo facevo. Però non ho questa fortuna di poter essere uno che bisogna solo parlare, parliamo fino a quando, non so. Però è duro, perché c'è una mafia in mezzo, per questo che, non sappiamo. Dal punto di vista pensi... ecco. Sì, posso fare una domanda? Sì, dimmi. Ma dimmi. Pensi che l'accoglienza italiana non sia all'altezza, nel senso, mi spiego meglio, è diversa rispetto a quando sei arrivato tu? No, è molto diverso ora. È peggiorata, dico.
No, ma non è tanto peggiorato. Allora, il profugo che viene qua in Italia, perché se andiamo nell'ambito calcistico, siamo uno che vieni perché ti hanno preso calcisticamente, sei fortunato. Perché tu non è che vieni con la nave, non è che vieni e non sai dove andare, perché quando vieni c'è in una casa dove andare. I profughi che vengono non sanno dove andare, perché dentro una, come si chiama, un centro che fa 500 persone, ne mettono 1.200, è una cosa disastrosa. Io per, in quello senso, perché pure la, il tragitto che fanno, non sanno dove vanno, perché non sanno che fa, sì, arrivano o non arrivano, in quel senso, perché, non pen, perché loro pensano quando vieni in Italia lavori, o vai in Francia, in Germania o in Belgio, dove vai lavori, ma non è così, comunque devi fare, devi essere un poco, fare tra, ti fanno domande, che hai fatto, che non hai fatto, per mangiare non si sa che cosa mangi all'inizio. All'inizio è duro, per questo dico, io si poteva, si sapevo, si poteva, avevo il potere di, io chiudevo le, i frontieri per in, quello, in questo momento, perché non sanno dove andare. In quel senso, l'accoglienza italiana è unica al mondo, ma io lo dico perciò, ovunque, perciò dico, ovunque ho giocato, mi hanno sempre accolto bene. Non ho mai avuto problemi qua in Italia, però venendo tu non sai dove andare. E un centro di 500 persone ne mettono 1.500 perché c'è chi fa nelle tasche loro i soldi, per, in quel senso sanno che si vengono qua, non hanno tutte le necessità per, fa, per poter lavorare in questo periodo. Cioè pure io mi sento, allora sono mezzo italiano come senegalese, so, perché so, ormai sono italiano, però dico io in questo momento noi italiani lavoro non c'è, non ci sai il lavoro per noi, figurati chi viene da fuori per avere per la lingua, per il lavoro che fa, per il permesso di soggiorno, ma paghi, vieni e dopo che vai incontro non si sa. Per questo io lo dico, non perché a volte quando uno mi sente, io quando parlo se so così, quando uno mi sente dice questo no è cattivo, perché, ma non è così. Perché tu, io dico le cose come la penso io, come uno mi puoi dire come le cose come stanno, perché tu, i genitori vendono quelle che hanno per poter mangiare, per farti venire in Italia o per farti venire ovunque sia, però tu non arrivi, non arrivi, o il Signore ti prende, muori, ma i genitori come stanno dopo? Perché so, ci sono dei video su YouTube in Senegal, ma non è la, la nave, la barca non è andata neanche non so quanta miglia, ci sono morti 487 persone e dentro sono morti tre fratelli insieme. Cioè per dirti questo, tu li sai da dove partono, li fai venire ancora, ma per che cosa? Tu ci prendi i soldi? Non credo. Sì, ci prendi i soldi, allora che fai? Dice ci sta in questo momento in ultimatum, non facciamo venire nessuno. Perché comunque con questo Covid che ci sta in questo momento è duro per tutti. Per chi, di più chi viene fuori, pure io sì, ora in questo momento andavo in Germania a lavorare, era, è duro per me. Immagino i tedeschi che stanno là. Per questo io lo dico, capito? Perché comunque non è facile, non è facile avere per il prossimo, il rispetto ci deve essere per tutti. Io questo lo chiamo rispetto. Se tu dici in questo momento ci sta l'ultimatum in Italia, nessuno entra, tu vedrai che fanno. E lo Stato gli dirà, nessuno può andare. I soldi che prendete per pagare il biglietto per venire, fateci qualcosa, perché in Africa i risorsi ci sono tante cose da fare. E infatti se ne ci sono tante cose da fare. Ecco, io quello, questa è la domanda che volevo farti. Cosa possiamo fare noi per i paesi più svantaggiati? Cosa può fare l'Europa? Tu che conosci bene la realtà di quel posto, invece di farli venire qui magari allo sbando, possiamo fare qualcosa noi tutti, partendo dai giovani del futuro, che devono essere questi ragazzi, dobbiamo essere noi, in una, con una politica affinché possa aiutare questi paesi? Ma questi paesi si possono aiutare in tanti modi, ma alla fine, ma io come dico, loro si devono fare aiutare. Nel senso perché lo Stato che hanno, ogni paese africano che hanno i soldi, non è che non ci stanno,
vanno da una parte e basta. Il ricco continua a diventare ricco, quelli che non hanno niente, e sarà sempre così. Però in Africa non è che la gente non mangia. Tu puoi, il detto da noi, tu puoi, per andare a dormire, tu puoi andare a dormire senza soldi. Se non hai da mangiare, tu puoi andare da tuo vicino, quello che non c'è qua in Italia o in Europa, da tuo vicino, mi presti 2 chili di riso, quello te lo dà. Tu cucini e dopo glielo ridai, quando hai il fatto. Però qua è una cosa che qua non esiste, in Africa esiste. Perciò dite, in Africa l'Africa non morirà mai di fame, anche se ci sono i risorse meno dell'Europa o l'altro. Per aiutarli ci sono tante cose da fare. Tante, perché sono comunque tante associazioni che stanno là in Africa, che vivono come si può spiegare, delle cose che fanno con le loro mani e lo vendono in Europa. O lo vendono dove vuoi, o lo vendono, fanno sono tante cose da fare, perché sono tante industrie che sono italiani che stanno là. Il tonno, parecchio tonno viene da là, lo portano in Francia, ritorna in Africa, in Senegal e dopo viene qua. Il tonno che è Marsiglia, questo, viene dal Senegal. Si va in Kenya, ci sta qualcosa, si va in Nigeria, ci sta la guerra. Perché la guerra ci sta? È fatta dagli altri, quelli che stanno di fuori. Ma sono tante cose da fare in Africa. E per questo, capito, alla fine, perché finché uno non ci va là per vedere che c'è e che non c'è, non potrà mai capire. Sì, ci vai, ci ritorna sempre, perché ti viene il mal d'Africa, non è per caso che ti viene il mal d'Africa, perché ci vorrai sempre ritornare in Africa. A quale razza, diciamo così, europea, italiana vi avvicinate? Ma siamo molto, allora, come viviamo là è in poche parole simile con in Italia, nel senso, perché comunque vedi uno quarantenne, cinquantenne vive con i genitori ancora. Su questo lato sì. Siamo molte alle cioè, su questo bene. Su questo lato sì. Là si vive tutti di famiglia, perché in Senegal si possono avere 4 mogli. Ah sì? Cioè la poligamia ampia, e vivono nella stessa casa. Perciò ti dico, c'è molto allegria, cioè alla fine è raramente che vedi uno che va a letto scontento. Vedo anche tutti molto contenti qua di questa cosa, eh? Guarda tutti che sorridono. Ma per perciò bisogna andarci perché sì, lo dico io, però sì, quando uno ci va capisce un poco cosa che cosa sia l'Africa, veramente che cosa sia. Ci sono pochi, allora, in poche parole, ci sono pochi che non hanno fratelli, sorelle, figlio unico come a me, sono pochissimi. I fratelli sono tutti ampi, famiglia ampia. E cioè, ampia, vivono insieme, pure avendo 4 mogli, vivono nella stessa villa, ognuno con la stanza, la camera dei figli, una fratellassa con l'altro dorme insieme. A litigare pochissimo, c'è molto rispetto al più grande. Il più piccolo deve sempre avere rispetto al più grande. Il genitore, quando ti dice una cosa, tu non devi dire neanche, devi dire solo sì. Non perché sommissione, e sì, perché siamo rispetto. Siamo così. Il rispetto è quello. Come io in questo momento, come sono, essendo figlio unico, tengo solo mia mamma là. Mia mamma sta in Senegal. E io, non perché lo devo, vi dico una cosa piccola. Io ogni mese, allora, la corrente, mando mia mamma. Non ha bisogno, perché tiene la pensione, tutto quello che vuoi. E lo manda, cioè, paga la corrente.
paga il cibo che mangio tutto il mese e do qualcosa alla gente che non sa riso, queste cose qua ogni mese, è perché è una cosa mia, per il rispetto, perché a me mi hanno educato così. Essendo figlio unico, mia mamma non ha bisogno niente di me, perché lei vive la vita sua. Io lo faccio perché io sono nato in un paese che è quello, è perché uno deve aiutare sempre l'altro. Gli amici miei, quando hanno bisogno, mi chiamano, dico sì, problema non ce ne stanno, sì ce l'ho, lo faccio, sì non ce l'ho, non lo faccio, perché loro capiscono. E non ho mai detto di no, sempre detto di sì, perché so quelle che passano là in Africa, so, non è che passano malamente, so quelle che passano, perché a volte ci sta, manca sempre qualcosa, e io cerco nel mio piccolo, perché come ho detto mi sento fortunato, nel mio piccolo cerco sempre di aiutare il prossimo. Io sono proprio nato nella capitale, io non faccio parte delle regioni, queste cose qua, e nella capitale io vorrei, nel mio quartiere, non soltanto, e fare una scuola calcio per aiutare il prossimo, non soltanto scuola calcio, pure se riesco a farci una piccola scuola, perché là ci sono parecchi bambini, sicuramente i genitori, avendo 10 figli o una figlia sopra l'altro, non riescono a farli vivere tutti, e io voglio, come avevo fatto prima, ce l'avevo e dopo l'ho tolto, perché c'è stato quello che gestiva, faceva, pensavo solo cavoli suoi, i soldi che arrivavano lo metteva, era per soi. Io voglio avere una cosa piccola per loro pure, alla fine, per farli mangiare e tutte queste cose qua. Purtroppo il tempo stringe, però insomma personalmente sarei qui a parlare con te fino a domani, ecco, se fosse per me. Lo so, quando allora, volete a disposizione, non esitate, perché mi fa piacere comunque. Va benissimo, grazie mille, è stato un piacere. Da NG Radio Agropoli Generation è tutto, alla prossima, stay tuned. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.